Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo avanti con le nostre partite brutte e giochiamo contro Circo 73 irlandese e giochiamo l'apertura inglese. Ok, cavallo F6. Qua, vabbè, facciamo cavallo C3, anche G3 va bene, anche cavallo F3 va bene. C6. E vabbè, rientriamo in un gambetto di donna dopo D5. Qua siamo in una slava. O una semislava. No. Slava. Cavallo F3. Questo qua deve essere una delle mosse principali. Ok, G6. G6. Non è la mossa più popolare qua, sicuramente. Questo è un impianto un po' ibrido tra una, non so, una Grunfeld e una slava, boh. So nulla, però andiamo avanti. Penso che molte cose possano andare bene per il bianco qua. So anche mangiare, ma. Ok, prima o poi dovrò fare E3 per sviluppare questo alfiere da qualche parte. E quindi devo decidere se andare qua o qua con l'alfiere, ma non penso che le decisioni siano troppo importanti a questo punto della partita. È una questione di gusti. Alfiere F4 penso che possa andare bene. E3 anche. Forse su E3 rischio che mi venga a fregare questo alfiere delle case scure. Ma vabbè, amen. È diventato una specie di sistema di Londra strano. Esatto, cavallo H5, la mossa che temevo. In realtà qua il bianco ha più di una possibilità. Può giocare alfiere 5, alfiere G5. Prima o poi l'alfiere si ritroverà in G3. Quasi sicuramente, e a quel punto non so se lui vuole eliminarmelo. Almeno prendo col pedone H e mi libero la torre. Insomma, tante cose possono ancora succedere. Forse se avessi scambiato prima. In D5 a questo punto forse avrei alfiere per B8, torre per B8, donna A4 scacco e forse mi potevo mangiare questo pedone in A7 ora che la torre è stata adescata in B8. Però non ci avevo pensato sinceramente prima. Alfiere E5, vediamo F6, alfiere G3, almeno provoco questa spinta che non dovrebbe essere un granché per il nero. Prima di tornarmene in G3. L'unico universo in cui F6 è utile è un universo in cui lui riesce a fare E5 presto, ma questo non può succedere velocemente perché, ad esempio, E5 adesso sarebbe un disastro. Mangio, mangio e dopo D5 rimane sotto perché lo sto attaccando in mille modi. Ok. Arrocco, ancora lui non è pronto a fare E5, sempre per il solito motivo. Quando mangio si scopre l'azione della donna e quindi D5 cade. Quindi faccio una mossa utile, tipo torre C1. Torre C1 la faccio anche perché è una specie di trucco. A me piacciono le trappolette, i trucchi. Qua il bianco minaccia di mangiare qua in D5 e dopo giocare cavallo per D5. Perché a quel punto la donna non può rimangiare. Infatti, conosco i miei polli. Ci è cascato in pieno perché adesso se rimangia, cavallo mangia, la donna non può rimangiare perché c'è alfiere C4. Ed ecco il motivo di torre C1 per sostenere l'alfiere. Quindi, dopo cavallo per D5, il mio sogno è diventato realtà. Ora ho un pedone in più, la posizione è in discesa. Siamo contentissimi, arriva alfiere C4 sfruttando questa diagonale debole. Ok, penso si possa già iniziare a parlare di vantaggio decisivo. È un po' alfiere G4 è stata un po' una mossa leggera, ma
Ok, non stiamo parlando di giocatori troppo forti ancora, però diciamo che si poteva anche vedere questo trucchetto. Torre C1 sembra un po' artificiale come mossa, era molto più naturale una mossa tipo alfiere di 3 o altro. Doveva insospettirlo, ecco, mettiamola così. Dopo cavallo per D5 non so. Ok, abbandonare ancora presto, però. Ok, vediamo, alfiere C4 sembra l'ideale, minaccia gli scacchi di scoperta. Di fatto costringe a giocare ora H8 E6. Secondo me E6 è più sicura. Però E6, cavallo F4. Inizia a intensificare la pressione su E6. Poi arriva anche donna B3. Disastro qua. Da notare che questa inchiodatura non mi dà nessun fastidio, perché anche se sposto la donna, ok, mangia qua, ma la posizione del mio re non è insicura, anzi, dopo che mangia in F3 forse ho re F1, re G2 e il mio re sta perfettamente al sicuro e posso anche sfruttare la colonna H, quindi fantastico. Dopo torre 8, ok, donna B3. Però aspetta, vediamo. Donna B3, cavallo A5 potrebbe essere un problema. Yes. Sì, mi indispone un po' sta cavallo A5. Perché, ok, cavallo A5 posso mangiare, è vero, con scacco, però una volta che rimangia, adesso ho un pezzo in meno, ho la donna in presa, non posso rimangiare di donna in E6, ovviamente, perché c'è la torre, e quindi è un problema. Un altro modo per aprire la diagonale è giocare D5, e dopo D5, ok, cosa deve fare? Cavallo A5 lo stesso. Ok, non è ancora finita. Poco ci manca, secondo me, ma un po' di pelino di precisione è ancora richiesto. Non so se voglio ancora giocare in maniera un po' speculativa giocando donna D3. Inizia a minacciare un po' di roba, sostenere l'alfiere. Boh, facciamo donna di 3, una mossa un po' stupida. Sicuramente non è la migliore. Però prepara D5, minaccia torre per H7 in qualche variante. E per il nero non è chiarissimo come reagire a questo, perché se fa F5 allora si indeboliscono anche un po' le case scure. E no, tra l'altro F5 non la può fare perché interporrebbe il pedone dalla difesa dell'alfiere in G4. Ok, cavallo B4, però adesso posso giocare donna B3 senza che lui abbia cavallo A5, quindi anche questa variante è un miglioramento rispetto a donna B3 subito. Perché appunto donna B3 l'avevo scartata per questa, adesso non la può più fare. Può fare donna A5, che minaccia una scoperta molto forte questo cavallo, però male che va faccio re F1 e sto al sicuro, un po' come prima. Ma non è, tra l'altro non è neanche da escludere il fatto che io possa mangiare in E6 senza fregandomene un po' di questa scoperta del cavallo, però ok, non c'è motivo di rischiare. Re F1 sembra ottima, gli lascio questo problema. E sono curioso di capire come lo risolverà. Forse donna B6? Ok, donna B6 può essere una mossa, ma ok, male che va, posso mangiare in E6, alfiere per E6, alfiere per E6, torre. No, ho sbagliato a calcolare. Vabbè, se n'è fregato anche lui. Ok, torre C8 è interessante, non l'avevo preso in considerazione. Sembra interessante perché inchioda questo alfiere sulla torre sospesa.
È anche vero che questo è scacco. Quindi scacco lo posso fare. Torre per non la può fare perché a sua volta la sua torre sarebbe sospesa. Quindi qua deve mangiare di alfiere. A questo punto, adesso se mangio di cavallo, perdo la torre in C1. Quindi alfiere per, torre per, posso mangiare la sua torre. Però devo prendere in considerazione il fatto che lui debba... Sì, è costretto a mangiarmi la donna. Io gli mangio la sua torre. Quindi a questo punto abbiamo due torri per donna e cavallo. Re F7. E non mi convince più di tanto questa variante. Quindi la scartiamo per ora. Per ora. Se invece mangio di cavallo, può sacrificare qua. E anche questa mi indispone parecchio. Torre per, alfiere per, torre per B4. Probabilmente questa è una variante che vince comunque, ma è troppo rischiosa. Non c'ho voglia di rischiare questa posizione. È troppo vantaggiosa per rischiare qualcosa. Quindi secondo me qua c'è una variante semplice che porta alla vittoria. Ad esempio a 3, il cavallo si sposta, probabilmente in C6, qua impresa, dappertutto impresa. Quindi cavallo C6, D5 e finalmente riesco a aprire questa diagonale. Cavallo A5 continua a non avercela. Dai, facciamo che questa è la mossa giusta e buonanotte. A3. Se fa cavallo D5 mangio, semplicemente guadagno un altro pedone, ma rimango con due pedoni centrali in più, quindi un vantaggio enorme. Quindi cavallo C6 secondo me la deve fare. Dopodiché D5 sembra decisiva, perché apro questa diagonale, il suo re diventa molto molto esposto, i miei cavalli inizieranno a giocare bene, soprattutto quello in F4 che impedisce sempre re H8 per via di cavallo per G6, sfruttando questa inchiodatura. E sì, penso che sia vantaggio molto molto grande. Cavallo D5, ok, come abbiamo detto la posizione si semplifica abbastanza e rimango con 2/3 pedoni in più, anche se voglio mangiarmi questo lo posso fare. Perché il punto è che se adesso mangio io rimango con scacco. Se non fosse scacco sarebbe molto diversa la situazione. Che può fare? Sta pensando se sacrificare la torre ha senso, ma non ne ha molto. Ok. Lui vuole che dopo aver rimangiato, lui rimangia e sogna un compenso. Buh. Non so. Tra l'altro qua posso forse mangiare qua con scacco intermedio, così intanto mi prendo un altro pedone. Non ce n'è effettivamente la necessità di andarsi a prendere un altro pedone, però why not? Su torre per C4 probabilmente mangia di donna. E ok, una parvenza di compenso potrebbe anche averla, ma vabbè, mangio qua e buonanotte, così prendo un altro pedone, mangio qua, posso anche mangiare di donna o di torre, non so quale sia meglio. Mangiavo di torre a caso, giusto per continuare a minacciare questo. Magari riesco a fare donna per B7 e torre C7. Donna per B7 adesso è molto forte come minaccia, perché minaccio anche qua. Ricordiamoci della povera torre in H1 che è stata sfruttata interamente per le minaccette sull'arrocco. E ok, penso sia d'abbandono, perché ho due pedoni e una qualità in più, quindi vantaggio di materiale molto molto grande. Il mio re
sta completamente al sicuro. La mia torre soffrirà un po' se non riesco a tirarla fuori in fretta, ma si tratta comunque di una situazione temporanea. Ok, torre C5, giusto per, non so, non farmela mangiare in una mossa. E vabbè, non capisco perché sta giocando questa posizione, perché non c'è, forse il tempo è la sua speranza più grande, ma vabbè. Donna C3, torre C7, iniziamo a invadere la settima traversa. Donna C3, che può fare? Donna A4 per venirmi a minacciare i matti in una. Che poi non sono mai matti in una perché torno sempre con lui. Ok, diamo per scontato che faccia donna A4. Torre C7, donna D1, cavallo E1. H5 per difendere quello. Non è ancora finita. Però ok. Sì, ok. Dopo H5 avrei giocato donna C2 attaccando G6 e minacciando lo scambio di donne. Quindi di fatto forzando lo scambio di regine. E vincendo abbastanza facilmente. Posso giocare torre C6 prima di entrare in C7, giusto per respingere la donna in una casa ancora più passiva rispetto a B6. Probabilmente andrà in D8 o da qualche parte come questa. E poi donna torre C7. Due ne ha, o donna B8 o donna... Esatto, questa qua è un errore perché gioco torre C7, attacco H7, attacco la donna. E una volta che riesco a giocare torre per H7, mi sa che è più o meno tutto finito. Ma... che significa? Vuol fare questo? Ma vabbè, tanto mangiamo. Donna B1, cavallo E1, sempre. Se mangia qui va bene, non succede niente di male. Mangio qui. Ok, questo è cavallo E1. Donna C1 non era possibile perché mi cambiava le donne e la torre rimaneva sotto. Sarebbe rimasta sotto. Fiore F5. Andiamo, bisogna andare per il matto qua perché è finito il tempo. Il fiore D3 è la minaccia. Facciamo re G1 giusto per sicurezza, per non prenderci pacchi. Ora sono un po' legato in realtà. La mia donna è legata al cavallo in E1. Voglio fare re H2. Eccola lì, che ho lasciato la torre in presa. Porca di quella vacca. Ok, perfetto. Ho lasciato la torre in presa come un babbo. Vabbè, puntiamo a rubarla lo stesso. Ma adesso la posizione è completamente persa, penso. Non penso di avere abbastanza compenso perché tra l'altro la donna... Torna in difesa molto molto velocemente. Ok, posso ancora provare a rubarla in realtà, perché comunque il mio avversario non è che abbia dimostrato troppa competenza finora. Donna D7, torre 7, donna D8. Ok, 12 secondi, posizione completamente persa. Ah no, aspetta, io soltanto ho 3 pedoni per un pezzo. Ok, si può ancora sognare. Però 12 secondi sono pochi, eh. Ah, la torre in presa. Ok, anche lui inizia a avere poco tempo, quindi sarà, secondo me, sarà un bel finale al photo finish. Torre 7 sbagliata, se non ricordo male. Re F7, cavallo E5, vince subito. E non ne ha tante altre. Re F7, cavallo E5. Se alfiere mangia di donna. Tutto finito. Che prende matto in 2 o 3.
E se fa Re G7 e perde la torre, ok, è stato più un babbo di me perché adesso ha. Ok, questa ha sacrificato la donna, ma ora la posizione è senza speranza. Ok, è sufficiente fare qualche mossa in pre-move perché lui non ha nessuna via per salvarsi. Ok, ha perso per il tempo, ma la posizione l'ha persa comunque. Ho perso, lasciando la torre in presa non è stata una grande idea. Però vediamo. Esatto. Qua la posizione da più 9, quindi un vantaggio enorme. Dopo che gioco G5, Re H2, addirittura. Ok, la posizione va a 0. Ok, quindi lasciando la torre in presa, la posizione è comunque giocabilissima. Donna C6 meno 1, non deve essere un granché. Alfiere G6 è l'unica. È buona. Cavallo F3, donna E4. Donna D7 si va di nuovo a 0, incredibile. E torre 7 perde per via de. Donna D8 e la variante della partita. Quindi tutto ritorna come dovrebbe essere. Quindi mi ha restituito il favore. Partita un po' sporcata da sta roba, però vabbè. Va bene, spero che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci vediamo tra un paio di giorni per un'altra partita brutta. Ciao ragazzi!